cosa è sceso a Milano. Siamo venuti qui, come notavo, perché noi intendiamo dire che l'Expo, come il TAV, come il MOSE, come il MUOS e tutte le altre grandi opere inutili, sono dei furti che vengono fatti ai cittadini per ingrassare i soliti noti. Se a Genova invece di fare il terzo valico avessero fatto le piccole opere utili sul Pisagno, oggi non si piangerebbero i morti e non si dovrebbe di nuovo rifare una città. Siamo qui, saremo qui il primo di maggio di un altro anno, saremo ovunque dove si spreca il denaro pubblico e dove si vuole distruggere questo paese che ormai ha poco da distruggere. E quindi i soldi pubblici impiegati due volte, prima per distruggere la natura e poi per ridistruggere un'altra volta le finanze pubbliche e per creare un deserto laddove c'erano alberi, dove c'era verde e dove c'erano attività economiche. E vogliono costruire il TAV al posto di un servizio ferroviario che davvero serviva alle gente. Quello che sta succedendo in queste ore a Genova non è che il risultato di questo loro malo modo di operare, di questo partito trasversale degli affari che guarda le proprie tasche, che vive in un presente eterno e invivibile, che vuole distruggere la vita, la natura, che porta la guerra all'uomo al territorio. E qui abbiamo anche uno spezzone del corteo con le bandiere del popolo palestinese, perché questo sistema vuole la morte dei diritti, la morte delle persone, vuole costruire schiavi. È lo stesso sistema che ha dato vita al Jobs Act, è lo stesso sistema che vuole i lavoratori in ginocchio, è lo stesso sistema che vuole l'Europa e il mondo del capitale contro il diritto di tutti a vivere e a vivere bene. È il sistema che affossa i migranti nei mari del pianeta. È il sistema che crea morte e crea desolazione. E contro tutto questo non c'è che una risposta, e la risposta è il conflitto collettivo, l'unione delle lotte. E oggi in questa manifestazione dimostriamo che tutto questo è possibile. L'Expo deve vivere, deve continuare a vivere, anche perché è un'espressione importante delle lotte. Insieme ce la faremo. La loro voglia di distruggere il mondo non vincerà. No Expo, no